Mi hanno chiesto di realizzare questa breve intervista per riportare la mia esperienza, sperando che possa esservi d'aiuto per la vostra scelta così importante. Alla fine del liceo mi erano chiare due cose. La prima era che volevo studiare storia, la seconda è che volevo provare a misurarmi con un ambiente nuovo, cioè volevo provare a uscire dalla mia comfort zone e andare fuori, via di casa. Ho sempre voluto studiare archeologia. Ho scelto archeologia perché mi incuriosisce l'essere umano e penso che studiare questa materia possa essere un modo per ricostruire e conoscere alcuni aspetti del suo comportamento. Volevo però qualcosa che, un percorso di studi che mi permettesse di entrare in contatto maggiormente con tutto ciò che riguarda la cultura materiale e per questo ho deciso di intraprendere questo percorso di studi in archeologia. Durante tutto il percorso ci sono numerose possibilità di mettersi alla prova, ad esempio grazie a esami seminariali, Conferenze, viaggi di istruzione. al disegno e al riconoscimento del materiale archeologico e all'archeologia digitale. Attività pratiche, come una fra tutte può essere l'esperienza in laboratorio, in cui già da studenti si ha la possibilità di imparare a lavorare con i reperti. Un approccio pratico e diretto. Credo che mi abbiano permesso di avere uno sguardo completo su tutto ciò che riguarda la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, ma anche i differenti aspetti di ricerca che vi sono dietro. Dopo la laurea triennale ho deciso di continuare a studiare a Pisa. All'inizio vedevo l'università come qualcosa al di fuori di me, invece alla fine della triennale sentivo di farne parte. Durante i primi 3 anni inizi ad ambientarti, a conoscere le persone che ti circondano e con le quali collabori e magari inizi anche a sentirti parte di una squadra ed è questo che ti spinge a restare. Così ho portato avanti anche i tirocini di scavo che avevo iniziato dal primissimo anno di università. I tirocini è possibile svolgerli in tutta Italia e con diversi professori. Partito con l'idea di voler fare lo storico, e poi a un certo punto della mia esperienza ho avuto l'occasione di fare uno scavo archeologico in Sicilia e questo mi ha portato a innamorarmi dell'archeologia. Lo scavo archeologico si è dimostrato essere un'esperienza meravigliosa che mi ha permesso di conoscere l'attività dell'archeologo. Per chi ama questo lavoro rappresenta il modo migliore per mettere in pratica i propri studi e di toccare con mano, nel vero senso della parola, il nostro passato. Tanti scavi e tante possibilità di crescita e mi sono confrontato anche con dei colleghi molto preparati. Perché è anche un'occasione per conoscere persone con esperienze e provenienze diverse e stringere nuove amicizie. Sfatiamo il mito che l'università sia solo studio matto e disperatissimo. Questo accade in prossimità della sessione d'esame. Lo sappiamo tutti che tanto nessuno o quasi studia sempre volta a volta per le lezioni. Il tempo libero esiste. Nel mio tempo libero dallo studio, quando c'è tempo libero dallo studio, mi piace viaggiare, fare escursioni, ascoltare musica. Ma soprattutto partecipo a numerosi scavi archeologici e visito musei e siti. D'altronde l'archeologia è una passione che ti porti dietro. Faccio parte delle radio universitarie. Radio Eco, la radio degli studenti dell'Università di Pisa. Qui ho un mio programma radiofonico e scrivo articoli di attualità e musica. Quando non studio, preferisco fare qualcosa all'aperto, sempre. Mi piace andare a correre sul viale delle Piaggie o anche semplicemente fare una passeggiata in Piazza dei Miracoli o sulle mura di Pisa. Beh, quando non studio, in questi anni ho sempre cercato di lavorare. Una cosa, ecco, che mi piace fare, che trovo in cui trovo sfogo, è il giardinaggio, che ha una qualche attinenza infatti con l'archeologia. Una delle cose che preferisco però in assoluto è andare al mare.
oppure andare al Museo della Certosa di Calci. Quello è veramente uno dei posti del cuore per me. La sera magari c'è l'aperitivo in cui mi incontro con i miei amici, la maggior parte sono tutti archeologi e con gli archeologi si parla sempre di archeologia anche davanti a una buona birra. L'importante è studiare, ma altrettanto importante è imparare a relazionarsi con gli altri in un ambiente che diventerà poi quello lavorativo. Malgrado il periodo e le continue domande di tutti, che possono essere riassunte con la cultura, cosa ci fai? A che serve l'archeologia? Beh, posso dire che il mio futuro lo vedo con varie prospettive, che vanno dalla ricerca accademica alla libera professione. Però a breve termine mi piacerebbe partire ancora col progetto Erasmus Plus e recarmi all'estero per un tirocinio post laurea. Dalle possibilità di proteggere il patrimonio entrando nell'Arma dei Carabinieri, il bellissimo nucleo tutela patrimonio culturale. In questo momento mi sento più però orientato verso un master, soprattutto un master inerente alle nuove tecnologie per i beni culturali, in particolare le start-up. Ho un'idea imprenditoriale che vorrei provare a sviluppare, unendo un po' quelle che sono le mie competenze, le competenze acquisite come archeologo e quelle che sono una vocazione, diciamo un background familiare. Voglio vivere di archeologia, spesso sottovalutata purtroppo in questo paese, però è l'unica cosa che voglio fare, che ho davvero voglia di fare. Vi ringrazio tutti per l'attenzione e spero che questo video vi possa aiutare nella vostra scelta.